sono Hiro Sanpei. Oggi ho pescato calamaro. Oggi vi presento una ricetta shabu shabu di calamaro. Shabu shabu è tipico piatto tradizionale giapponese utilizzando tecnica scottatura nel brodo oppure acqua bollente. Shabu shabu viene da parole molto semplice, shabu shabu, movimento oppure rumore, shabu 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 shabu. E poi un altro metodo, la tecnica di incisione vi presento oggi, matsukasa giri. Matsukasa è pigna, forma pigna, che spesso utilizza nel momento della festività nazionale di Capodanno in Giappone. Ben augurio! Allora, prima cosa da fare, calamaro. Ecco calamaro, bellissimo calamaro. Prima cosa da fare, ovviamente, dividiamo interno e esterno. Togliamo ali anche e eliminiamo anche la pelle. Spesso anche in Giappone consuma tutto, non butta mai niente ingredienti. Quindi per esempio questo ali utilizzate la tempura oppure stufato, anche grigliato, anche va benissimo. Questa volta mi serve solo bella pulita la polpa. Teniamo la polpa e poi apriamo. Questo è nero di calamaro. Non buttate mai, fate bello spaghetto. E poi eliminiamo l'intestino. Così possiamo ottenere perfetta polpa di calamaro. Guarda, semplicissimo. E poi parte della testa. Questa volta noi vogliamo ottenere solo la testa, ma anche vi presento questo. Questo è beccuccio di calamaro, anche buonissimo. Anche frittura, anche stufato. Tagliamo la testa. Qui eliminiamo gli occhi. Eliminiamo la bocca di calamaro e poi tagliamo qui a metà. Possiamo ottenere perfetto pulizia di testa di calamaro. Allora, questa volta a me serve la testa di calamaro, pentacoli anche va benissimo, testa di calamaro e la polpa. La polpa come si fa? Tagliamo a metà verticalmente. Cominciamo a mettere incisione utilizzando sempre coltello lungo 45 gradi diagonalmente. Ci vuole un po' di pazienza, questa incisione ovviamente per facilitare masticazione. Sì, calamaro di solito molto gommoso. Quando incisione tutti due lati, possiamo realizzare anche la forma di pigna. La forma di pigna porta fortuna, Giriamo. Un altro lato. Abbiamo fatto bellissimo incisione, allora tagliamo. Così abbiamo ottenuto bellissimo 5 fette di calamari da questa grandezza. Ho preparato acqua bollente salata, leggermente salata, e poi scottiamo fette di calamaro. Movimento shabu shabu, shabu 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 shabu. Guarda cosa sta succedendo. Beh, sì, diventa la forma di pigna, sì, pochissimo secondi di cottura, così possiamo ottenere massima tenerezza di calamaro e massima dolcezza di calamaro. Direttamente mariniamo con semplicemente un pizzico di sale, succo di limone e un filo di olio extravergine d'oliva. Così possiamo addirittura insaporire in più. Prepariamo salsa pomodoro crudo. Quindi questa volta ho preso pomodorini da terrini. Tagliamo in 4, va benissimo. Mettiamo dentro contenitore, un pizzico di sale. Frulliamo così com'è. Vogliamo ottenere la salsa cremosa, liscia, omogenea. Quindi frullate minimo 2 minuti, massimo 3 minuti. Ok, la salsa è pronta. Colore inizio era molto bianco, invece adesso è diventato colore rosso intenso. Questo momento, momento di firtollare. Semplicemente noi vogliamo eliminare solo i semi e la buccia. Ecco qua, la salsa pomodorini dattellini crudi è pronto. Guarda la consistenza. Questo viene dalla gelatinità, come si dice, la consistenza di pomodoro maturo. La salsa è pronta. Prendiamo allora pesto, pesto di basilico va benissimo, mettiamo centro. Pomodorini da terrini, la salsa cruda, cospargere un pochino di sopra. Shabu shabu di calamaro, mamma mia che meraviglia.
pinoli e tostati ovviamente profumo molto intenso e ricco di sapore. Cioè, concetto è pino, pigna. Sì, infatti Italia, Giappone, tutti e due paesi amiamo tanto questo albero pino. E poi tocco finale, basilico. Piatto pronto, shabu shabu di calamari. Ci vediamo alla prossima. Chissà cosa pescherò.